E questo è il primo video di una serie di video in cui vi porterò il mio percorso di definizione. E mi raccomando, restate fino alla fine che c'è un piccolo annuncio importante da darvi. Enjoy! Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Innanzitutto grazie di tutto il sostegno sull'ultimo video, ho letto tutti i commenti, apprezzo veramente un sacco il sostegno. Poi leggendo tra i commenti molti di voi hanno richiesto di farvi vedere una fase di definizione, quindi perché no ho deciso di iniziare un 4 week mini cut, quindi 4 settimane in cui abbasso le mie calorie per provare a aumentare la mia definizione. Ho deciso di portarvi con me, quindi vi faremo vedere bene tutti i behind the scenes, tutto quello che faccio. Spero che vi piaccia come idea. Se è così, lasciateci un like. Spero che vi piaccia questo video. Let's go! Allora, ragazzi, io sto preparando qui il mio pasto pre-workout, che tipo tra una mezz'oretta andiamo in palestra. Mi sto facendo il mio protein fluff buonissimo. Ci ho aggiunto praticamente 100 grammi di questo yogurt, che è praticamente yogurt greco 0%. Ci ho aggiunto 100 grammi di quei frutti di bosco surgelati. E poi ci sono andato ad aggiungere 45 grammi di queste whey al cocco croccante, che sono letteralmente le mie preferite di Full Springs. Ora shakerò tutto. Ok, facciamo un test della consistenza. Sì, un pochino liquido, ma vabbè, me lo faccio andare bene. Vediamo il gusto. Ci sta, te li ricordi questo? Smell delicious. Cioè, qui dentro, in questa cosa buonissima, ci stanno tipo 40 grammi di proteine almeno, che è veramente perfetto per il mio pasto pre-workout e per tenermi un pochino più in avanti con le proteine. Quindi io mi mangio questo, poi finiamo un attimo di lavorare e poi andiamo in palestra. Appena fatto un po' di lavoro anche per Kaizen, stiamo progettando il prossimo lancio, come molti di voi sanno, per giugno. Sarà un lancio abbastanza grande, abbiamo veramente un sacco di nuovi design e tanti pezzi, quindi sicuramente vi farò vedere qualche sample, vedrete qualche sample qua e là nei diversi video, no spoiler. Stiamo provando appunto di restare sul nostro tema principale, che è Kaizen, la filosofia Kaizen e un brand molto minimal, però stiamo anche pensando di fare qualche prodotto più premium, appunto tipo l'Apollo, o tipo stiamo già pensando ai prossimi capi, un hoodie un pochino diverso, un po' particolare. Quindi gran parte del lavoro che faccio giornalmente non è solo su Muscle Vita, ma anche Kaizen, che sta piano piano prendendo sempre più tempo. E sì, fatto questo, controllato il coso di Ale, che ha fatto un ottimo lavoro, Sammy, time to go to the gym. Ok, finalmente. Andiamo? Yeah, let's go. Mi piacerebbe con tutti loro, che tipo è molto più tranquillo. Esatto, poi se lo lasci raw, letteralmente gli stai facendo parte della tua vita. E speriamo che appunto è una cosa che viene apprezzata, ma sono sicuro che so. Allora, ti faranno sapere. Yes, let me know. Allora, stiamo andando in palestra e ho pensato di parlarvi un attimino della mia decisione di fare questa fase di definizione, perché in realtà sarà un mini cut, quindi faccio solamente 4 settimane, anche perché negli ultimi 2 mesi ho fatto una ricomposizione corporea, quindi comunque non stavo con le calorie molto alte, e anche per quello è la prima volta che mi ritrovo comunque ad essere abbastanza definito già adesso e non ho così tanto grasso da perdere come magari invece se avessi fatto una fase di bulk come facevo in passato. E quindi ho fatto 2 mesi di ricomposizione ora che ha ripreso la palestra. Dopo 2 mesi di ricomposizione voglio fare queste 4 settimane di mini cut. Le calorie, queste cose qua, non le ho ancora calcolate e ben definite, ma so che starò più o meno sulle 2100 calorie per iniziare, e vedremo se devo fare degli aggiustamenti in queste 4 settimane, ma spero di no. L'intenzione mia è fare queste 4 settimane provando il meno possibile a sgarrare, vedremo insieme. Io ho l'intenzione nei prossimi 4 video di mostrarvi tutto, physique update, behind the scenes, calorie, macro, parlarvi più possibile di quello che farò. Spero che lo stiate già capendo da questo video, che sarà un pochino più raw, vi faccio vedere veramente tutto. Andiamo in palestra, noi siamo in ritardo, abbiamo prenotato solo per una persona, quindi dobbiamo lottare con la tipa alla segreteria per farci entrare, ma fingers crossed ci riusciremo. Che bella giornata, non vi è uscita? Sì, il posto proprio davanti alla palestra. VIP. Let's go. Sì,
anche stavolta ci siamo riusciti. Zero problemi, te l'avevo detto. Ok ragazzi, siamo appena arrivati in palestra e oggi è la seduta B. Allora, abbiamo una incline barbell bench press, quindi facciamo la panca inclinata per il petto. Passiamo poi bicipiti e tricipiti. Dopodiché andiamo a fare un po'... Ah, c'ho l'assisted machine, l'assisted squat machine, quella macchina che mi piace un sacco per i quadricipiti, che dobbiamo far crescere un pochino queste gambe. E poi finiamo con un po' di schiena e un po' di spalle. Quindi tendenzialmente in questo momento sto mettendo schiena e spalle alla fine dell'allenamento, perché non è che sono due punti che sono particolarmente avanzati per me, semplicemente voglio portare avanti il petto, che è sempre stato un punto carente, le braccia perché sempre le vedo comunque un po' carenti, e decisamente le gambe, che sono decisamente un punto carente. Quindi primo esercizio, incline barbell bench press, let's go. Come on, G. Dai, come on. Noi abbiamo appena finito l'allenamento e direi che è andato abbastanza bene. Il fatto di fare tipo full body, che in realtà non è che c'è proprio veramente un pump, esce qualcosina, però a tempo che esce ai bicipiti è già passato a petto, poi così finito con gambe. Però questo voglio fare un physique update più o meno realistico del punto di partenza, anche per me, per vedere a che punto siamo. Sono decisamente un po' spompato, ma è normale. Sai te che dici? Sto un po' ridendo sotto la maschera, perché cioè come punto di partenza è ridicolo. Infatti, stai così definito, è incredibile. Schiena pazzesca come sempre, you know, addome flat, tipo proprio... A me mi piace il tuo look, lo so che a te tipo ti piace più grande. Grazie. Però. No, questo è senza contrarre. So. Punto di partenza. Sicuramente un po' da lavorare ce l'abbiamo, però iniziamo già abbastanza definiti, quindi in 4 settimane sono curioso di vedere un po' cosa tiriamo fuori. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo poi alla palestra. E allora raga, lì vi ho fatto vedere un po' il mio fisico per iniziare questa dieta, e rivedendo le clip effettivamente inizio una definizione da dove non ho mai iniziato prima, nel senso sono già abbastanza definito adesso. Oserei dire che sono tra il 12-13-14%, che è veramente perfetto per me per iniziare, per fare 4 settimane serie. Sarò sincero, quando io guardo il mio fisico non sono felice di tutto, e penso che vedendo le clip capite un pochino il perché di alcune scelte che faccio nell'allenamento, ovvero la schiena è avanti rispetto a tutto il resto, le spalle sono avanti rispetto al resto. Quello che secondo me è veramente carente, che è sempre stato il mio punto debole, è il petto. Le braccia non mi piacciono come le vedo, le trovo un po' soft. E poi decisamente le gambe, raga, sono proprio un punto indietro. Ci sto lavorando da tipo 2 mesi che le sto allenando ogni singolo giorno, ho aumentato il volume, quindi sono curioso di vedere nel prossimo mese cosa uscirà fuori. La cosa vera è che le mie gambe non hanno proprio un filo di grasso, quindi sono piccole di loro, però dovrebbero essere abbastanza definite, ma riveleremo anche quella alla fine di queste 4 settimane. E niente, quindi fatemi sapere se anche voi la vedete come me. Spero più o meno di avervi fatto chiaro quali siano i miei obiettivi per le prossime 4 settimane. Abbiamo da lavorare, ma il punto di partenza è decisamente buono. Vedremo insieme di keep improve ogni singolo giorno. I don't know, no one ever showed me I've been on my own for too long. Ok ragazzi, ci siamo col pasto post workout. Vi sto facendo, già ve l'ho mostrato, un bel wok stile Asian con dei piattoni,
degli shirataki, che sono praticamente questi noodles veramente bassissimi in calorie, hanno tipo 20 calorie per 100 grammi o 200 grammi, veramente pochissime calorie. E ci andrò ad aggiungere un po' di tonno in scatola, perché ho visto un'altra fonte proteica, purtroppo c'ho solo una bistecca che mi faccio stasera e quindi ci metterò un po' di tonno in scatola. Cucino il tutto con salsa di soia e ci aggiungo sempre un po' di zenzero, questo è ginger, e anche questo pochissime calorie. Quindi tutto quello che su cui punto adesso è volume, poca densità calorica, perché così mi rende tutto il pasto molto più soddisfacente, perché mi sazia anche di più. Ok, tonno in scatola, piattoni, salsa di soia e quei shirataki. Ed è incredibile pensare che tutto sto piatto è tipo 150, meno di 200 calorie. Da un piattone che mi riempie. E allora, Sammy se n'è andato e è proprio a quest'ora che a me sale l'abbiocco. Sarà per il lavoro che faccio di mattina presto, sarà invece per il fatto che faccio full body praticamente ogni singolo giorno, ma veramente arriva a quest'ora che sto morendo. Ci tenevo, se sei arrivato fin qua, a parlarti un attimo di quello che sto facendo, perché in questi giorni proprio sto lavorando veramente un casino. In realtà su cose che voi alla fine non vedete, perché i video sono, diciamo, una cosa che faccio per piacere e dove mostro veramente pochissimo di quello che faccio in realtà. Ci sta un cane che mi sta per attaccare, speriamo di no. Ciao bello, non mi attaccare. Stavo dicendo, sto lavorando su una cosa che mi sta prendendo veramente un sacco di tempo. Praticamente, se mi seguite un po' di tempo lo sapete, io ho scritto una guida scientifica, la guida Natural da 0 a 100, che è dove praticamente ho messo tutte le nozioni scientifiche per poter creare un allenamento, una dieta da zero. Ed è andata benissimo. Negli ultimi 2 anni quella guida è entrata in casa di oltre 2500 persone, e di cui sono veramente grato e mi fa un sacco piacere. E dopodiché mi ero spinto, dopo quel successo, a scrivere un manuale, che è il mio manuale scientifico, molto 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 più roba e molto più, diciamo, dettagliato, non solo in termini pratici, perché alla fine la guida che avevo scritto, la guida scientifica Natural, era molto pratica, quindi diceva cosa fare. Questo manuale doveva essere invece più un textbook universitario, quindi un sacco di teoria, un sacco di studi scientifici, un sacco anche di argomentazioni, quindi non solamente cosa devi fare in pratica, ma proprio la spiegazione teorica di come ci siamo arrivati a queste raccomandazioni. E purtroppo questo manuale lo sto scrivendo veramente da tipo oltre un anno ormai, e non sto nemmeno a metà, sono tipo 300 pagine, veramente una cosa enorme, un progetto enorme che non mi aspettavo. E quindi ho deciso invece in questo periodo di concentrarmi e di fare su i migliori programmi di massa, di definizione e di ricomposizione corporea, sia per maschi che per femmine, e di fare un percorso proprio step by step, quindi passo per passo, con dei software nutrizionali di allenamento, con un po' di algoritmi e intelligenza artificiale, che ti possa permettere di raggiungere qualsiasi sia il tuo obiettivo nel modo più ottimale e ottimizzato e rapido possibile. Ed è quello su cui sto lavorando da ormai direi un paio di mesi, 2 mesi e mezzo, e ogni giorno lavoro su questi programmi e spero di riuscire a rilasciarli molto presto. Quindi tu che sei arrivato alla fine, sei uno dei primi a sapere di questi programmi, sono quasi quasi fatti, spero veramente di riuscire a farveli avere, magari, sì, vediamo se riesco fra un mese o qualcosa così. E sono una bomba, sono fiero del lavoro che stiamo facendo, di tutto quello che abbiamo creato, dei software, dei video che accompagneranno i corsi, insomma saranno dei programmi pazzeschi, ma non voglio spoilerare troppo, però tu che sei arrivato alla fine lo sai, quindi se sei interessato preparati, ci sarà ovviamente la sezione, la porzione anche allenamenti per casa con i video di tutti gli esercizi, vabbè, sarà una bomba. Quindi quello sta prendendo un sacco di tempo, un sacco di energia, un focus, e niente, grazie di essere arrivato fin qua. Nel prossimo video parlerò di calorie, macronutrienti, andrò più nel dettaglio anche del mio allenamento, di tutto ciò. Se ti è piaciuto il video, lasciati lasciami un like. Se ti è piaciuto l'edit e in generale il vibe di questo video, fammi sapere nei commenti. Ti ringrazio di cuore, apprezzo del sostegno. Noi ci vediamo nel prossimo video, la prossima settimana. Keep improving.